belle a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono sul Cotral e ho deciso di fare il video per gli esami oggi che sono partito per il mio paesino di Avignano. Ho fatto anche qualche street magic qui, quindi ci vediamo direttamente sul treno e vi spiego cosa è successo all'esame. Allora, siamo adesso sul treno. Cosa è successo all'esame? Allora, ho fatto il mio percorso d'esame, è stato magia, ipnosi e Houdini. Quindi ho collegato molto bene le materie, infatti è piaciuto molto la tesina, però l'ho dato ovviamente sull'orale. Gli scritti ho preso 9, 9, 9, vi dico, non ho studiato molto perché non mi andava. Però se il prossimo anno voi fate esami di quinto, dovete fare terza media, queste cose qui studiate veramente ragazzi, non ve lo dico per scherzo, perché io ho fatto una cavolata, quindi uscivo, non so, penso di essere uscito con 60, massimo posso aver preso 70. Non è una bella cosa, soprattutto dopo 5 anni che ti impegni. L'ultimo anno ho lasciato andare, ho preso, cioè mi sono seduto con 41, quindi veramente poco. Quindi posso assicurare che studiate, se avete fatto ormai 5 anni studiate pure l'ultimo, non c'è senso. Comunque la prima prova è stata un po' tosta, non è vero, ho preso 9 perché sono la pippa a scrivere. Il secondo, matematica, ho preso 9 comunque e non è andato tanto male, però il problema non sapevo farlo. E invece terza prova sono abbastanza tosta perché in inglese non sono bravissimo, quindi ho preso 9 anche quello in complessivo, quindi sarebbe 6 6 6, preso quindi ho preso circa il minimo proprio, quindi così mi sono seduto 41 all'orale. All'orale mi hanno fatto molto semplice, quindi cioè se voi state per affrontare l'esame l'anno prossimo vi dico che non dovete avere ansia, perché è la cosa più stupida che potete fare, perché alla fine vi chiederanno il vostro percorso. Se volete io vi lascio il mio PDF, così potete prendere spunto, perché mi hanno fatto i complimenti per il percorso. Quindi sono entrato all'esame, ero un po' agitato, comunque ho fatto un gioco di magia per iniziare, così stavo più tranquillo, perché comunque far magia è la cosa che mi aiuta di più. Quindi ho fatto un gioco di magia, mi è piaciuto, e poi ho spiegato tutto il mio percorso, che poi vi lascio un PDF sotto così potete guardarlo se vi interessa. E successivamente mi hanno fatto domande che erano relativamente collegate a quello che facevo io, quindi ad esempio italiano, io ho parlato di Freud, la teoria psicoanalitica, e c'è di mezzo di padre, madre, queste cose qua. Mi ha chiesto una poesia di Umberto Saba, praticamente inerente a quando lui incontra il padre per la prima volta, non penso, non so se l'avete fatta. Invece, vabbè, scienze mi ha chiesto il benzene, perché avevo portato le molecole sedative ipnotiche, che sono delle molecole utilizzate in medicina che inducono un sonno simile a quello vero, quindi anche quella è stata una cosa abbastanza carina, che è fatta con la molecola di diazepina, che sarebbe una molecola di molecola, non mi ricordo più. Vabbè, comunque, no, e le molecole benzenico diazepini, che è una cosa del genere, non mi ricordo più i nomi. Comunque c'era l'anello di benzene, mi ha chiesto cos'era l'anello di benzene, mi l'ha spiegato, quindi è stato molto semplice. Poi matematica mi ha chiesto degli integrali di farglieli, e successivamente mi hanno chiesto, ma italiano l'ho detto, poi storia e filosofia mi ha chiesto la prima guerra mondiale e la seconda, perché con Houdini l'ho collegato, essendo che Houdini era una spia nella prima guerra mondiale, ho spiegato le cause, conseguenze, queste cose qui, l'aiuto di Houdini in questa guerra, io l'ho spiegato nella tesina, quindi mi ha fatto una domanda inerente. In filosofia mi ha chiesto Freud, Jung e Schopenhauer, e mi sembra anche Feuerbach, quindi tutte cose inerenti che già sapevo. L'inglese mi ha trattenuto molto, io sono un po' carente in inglese, quindi mi ha tenuto veramente tanto per farmi domande, per cercare di farmi riprendere. Mi ha chiesto Victorian Age, Joyce, Evelyn, poi mi ha chiesto Animal Farm e poi non mi ricordo. Comunque mi ha tenuto, la materia mi ha tenuto di più. Poi vabbè, ho fatto italiano e infine informatica. Informatica è stata abbastanza semplice perché sono abbastanza, vabbè, sono bravo in italiano e sì, in informatica. Mi ha chiesto la sicurezza, sì, le reti internet. Comunque ho spiegato un po' la GDPR, che era la nuova cosa che ha fatto un po' di scandalo, quella che ha fatto chiudere Wikipedia.
quindi queste cose qui, per le norme europee, tutte queste cose qui, che era fuori programma, però io la sapevo perché mi sono informato. Poi mi ha chiesto l'HTML, che cos'è, cosa di mettere nell'head, nel body, queste cose qui. Quindi anche quello molto semplice, ma se lo studiavi. E quindi l'orale è andato bene, cioè penso sia sempre andato bene, almeno 19 l'ho preso per arrivare a 60. Poi vi devo dare un sacco di novità, ad esempio che adesso sto lavorando a Cinecittà World, al Magic Show Shop di Eldin. Eldin è un mago molto famoso, ha lavorato per tanti anni in Rai, quindi vi consiglio di andare a vedere la sua pagina Facebook e mettere like, anche la pagina del negozio. E in qualsiasi momento, se sei di Roma, dintorni, se siete di Roma e dintorni, andate a Cinecittà World e ci sono io, vi faccio magia. E se volete qualche consiglio, ci possono vedere così di persona e vi aiuto. Comunque, lo spettacolo è molto carino, quindi sono sto lì, è divertente. E poi, se vi dice bene, c'è anche Eldin, così vi fa qualche spettacolo lui, quindi ve lo consiglio vivamente. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Un video, piccolo video informativo. Piccolo video informativo sulla mia. Piccolo video informativo sulla mia vita personale. Spero vi sia piaciuto. Se volete altri video di questo genere, mettete like a questo video. Commentate come è andato il vostro esame, se avete fatto l'esame anche voi quest'anno. E niente, ci vediamo nel prossimo video.